Intanto quello che mi sorprende è il grande numero di figure di martiri che in nome del Papa mi accade di presiedere nei riti di beatificazione. E poi ce ne sono in programma degli altri nel Libano e fino al Messico. Però ecco, ci sono delle figure nelle quali noi stiamo guardando in maniera particolare, anche per proporle al popolo di Dio in occasione dell'anno santo. E sono due figure per alcuni aspetti vicine, perché si tratta di giovani, anche se diremmo giovane un poco più che adolescente, potrebbe essere Carlo Acutis, un giovane più maturo, quale potrebbe essere Pier Giorgio Frassati, che ha attraversato no, una storia tutta particolare. Ormai credo che, almeno per quello che è stato l'esame dei medici, il miracolo è stato approvato dalle consulte mediche, perché sono d'accordo i medici che tengono le relazioni, eccetera, devono passare attraverso lo studio dei teologi, attraverso poi la ordinaria dei cardinali e vescovi. Ma credo che saranno delle figure molto importanti, per le quali, ecco, per me c'è sempre una sorpresa. Ecco, quando io vedo Carlo Acutis, mi viene da ripetere la domanda che frate Masseo diceva a San Francesco: ma perché tutti dietro a te? E io domanderei: ma perché tanti dietro a Carlo Acutis? Io questo non lo so. Sotto un profilo puramente umano è un bravo ragazzo che ogni mamma, ogni papà vorrebbe avere come figlio. E tuttavia c'è un'attrazione particolare. Pier Giorgio Frassati è una dimensione diversa. Ecco, davvero sotto molti aspetti dello studio universitario, dell'impegno nella carità, dell'impegno politico, può essere davvero un modello, può essere proposta. Dunque, due figure particolari che saranno proposte al popolo di Dio durante l'anno santo, il giovanissimo e conosciutissimo Carlo Acutis e la figura particolare di Pier Giorgio Frassati. Ed è proprio su quest'ultimo beato che noi ci vogliamo soffermare. Sì, perché la vita di questo ragazzo morto a soli 24 anni è intrisa di colpi di scena. Pier Giorgio viene definito come un cristiano, tutto d'un pezzo, fermo nelle sue profonde convinzioni, pronto a servire i poveri, impegnarsi in politica, fu fermamente antifascista, amava ridere e soprattutto l'alpinismo. Torinese, nato in una delle famiglie più in vista della città, suo padre Alfredo Frassati e tra i fondatori del quotidiano La Stampa, dedicò tutta la sua esistenza agli ultimi. Morì a soli 24 anni, stroncato da una poliomielite, ma la sua vita ha lasciato una eredità preziosa. Vivere, non vivacchiare, fu una delle sue frasi che meglio lo descrivono. Nacque a Torino il 6 aprile del 1901, morto sempre a Torino nel 25, il 4 luglio, quindi 24 anni, di un periodo però cruciale sia per la storia del paese, sia per la storia dei movimenti ecclesiali che cominciarono ad affermarsi in quel tempo e che in qualche modo lo videro anche attivo e protagonista. È una storia che agli occhi la sua vita è una storia che apparentemente non presenta nulla di straordinario, se non che, e questa è una cosa che mi è risultata parecchio, cioè, chiara scrivendo il libro e leggendo tutte le varie, gli studi, le testimonianze, che personaggi anche importanti, illustri della vita intellettuale, politica e religiosa dell'Italia hanno scritto su di lui. E questa è, Lazzati parlava di lui come di un mistero di semplicità. E questa è una delle prime cose paradossali, che una vita tanto semplice invece ha bisogno di molte spiegazioni, di molte interpretazioni, a partire da questa radice che è quella della famiglia, che è una famiglia dell'alta borghesia. Il papà è fondatore, direttore della stampa, poi senatore del regno, amico di Giolitti, ambasciatore del Regno d'Italia a Germania, di idee liberali e progressiste, quindi
nemico e oppositore del fascismo, e che comportò anche che poi papà rassegnò da ambasciatore, vendettero il giornale, e questo però spiega anche l'indirizzo politico che poi il ragazzo ebbe, che non seguì però la tradizione liberale di famiglia, ma il popolarismo di Sturzo. Pier Giorgio era un giovane del suo tempo che viveva la sua giovinezza in pienezza, con tutte le dimensioni della vita giovane di qualsiasi tempo, di qualsiasi epoca, fatta di studio, di amicizia, di sport, di tempo libero vissuto anche all'aria aperta, di esperienze artistiche. Amava la poesia, amava la pittura, amava la musica. Insomma, non si è fatto mancare nulla di quello che vuol dire essere giovani e godersi in pienezza quell'età della vita. La cosa interessante è che, proveniendo da una famiglia di alta borghesia torinese, appunto quella dei Frassati, con il padre proprietario e direttore della stampa, la madre, entrambi di origini biellesi, la madre di con temperamento artistico, un carattere particolare, eccetera, Frassati non si sia fatto schiacciare dalle aspettative che potevano pesare sulla sua vita dal punto di vista, appunto, dell'origine sociale, del peso politico, dell'influenza della famiglia, della ricchezza della famiglia, e abbia trasfigurato questa sua esperienza di vita con un'ispirazione cristiana di formidabile potenza che ancora oggi fa parlare di lui, infatti. Una vita breve, quella di Frassati, ma vissuta al massimo l'università, le amicizie, lo sport e la montagna, i viaggi, l'impegno sociale e politico. In ogni cosa che faceva, in ogni iniziativa a cui prendeva parte, Pier Giorgio lasciava un segno. Non il segno di chi alza la voce, ma di chi si è rivestito di Cristo. Questa cosa lui dice alla mamma di Runner, alla signora Louise, che gli chiede: ma tu vuoi farti prete? Perché lo vedeva così devoto, così di preghiera. Dice: no, io sì, ci ho pensato, ma non, meglio di no, perché da noi in Italia i preti non sono così a contatto con la gente come qui da voi in Germania. Aveva conosciuto Sonnenschein. E quindi è meglio per me fare altro. Tra le categorie più trascurate scelse i minatori, individuò i minatori, perché non vedevano neanche il sole, e quindi la condivisione, non voglio adesso citare il Papa, ma questa scelta degli ultimi, della periferia più periferia, dove non c'era neanche il cappellano che andava a dire messa, sicuramente rientrava o era stata individuata grazie a questi criteri, che era comunque la predilezione per chi non ce la faceva, per chi era più lontano. Lui avvertiva anche molto il fascino della gente che lavorava. Uno studente, un suo compagno, dice: mi amò di un amore particolare perché dal momento in cui scoprì che prima di venire all'università andavo a fare il correttore delle bozze. E lui voleva, diceva: guarda, non ti rendi conto di che fortuna hai di essere a contatto con questo mondo. E questo, se vogliamo, ha anche una sua radice molto torinese, che è il cristianesimo sociale di Torino, che era allora la città più industrializzata, e di tutta quella tradizione dei santi, grandi santi della carità, con i quali lui obiettivamente è in continuità, non solo perché andava al Cottolengo spesso, ma anche per come poi ha interpretato in maniera, direi, originale le conferenze di San Vincenzo. Pier Giorgio Frassati si è impegnato anche a livello sociale e politico perché era spinto da una forte motivazione ideale. Lui, che proveniva in realtà da una famiglia senz'altro benestante, era convinto che i beni dovessero essere redistribuiti in maniera equa. Lui sognava un mondo in cui non soltanto la povertà fosse sconfitta, ma si creassero le condizioni perché la povertà non si potesse più creare. E vedeva come strumento per la realizzazione di questo ideale politico il Partito Popolare Italiano, quello fondato da Don Sturzo nel 1919, a cui lui aveva subito fatto domanda di adesione. Infatti noi conserviamo le tessere del partito dal 1920 al 1925,
E lo stile di Pier Giorgio all'interno del Partito Popolare era di servizio, anche in questo caso lui attaccava i manifesti di notte se c'era bisogno, partecipava con molta passione alle riunioni, partecipò con passione al famoso congresso dell'aprile del 1923 dove era a tema la collaborazione del Partito Popolare con il fascismo. E nei confronti del fascismo Pier Giorgio aveva una posizione di nettissimo rifiuto, in questo condividendola con il padre Alfredo, che infatti sarebbe stato poi costretto dal fascismo a cedere il giornale, ma l'antifascismo di Pier Giorgio nasceva e si corroborava proprio da una ispirazione ideale che trovava ancora una volta nel Vangelo la sua giustificazione, la sua fonte. Le parole di Pier Giorgio verso il fascismo sono durissime e del fascismo lui smaschera, pensiamo con quanto anticipo, nella sua consapevolezza, l'uso strumentale che il fascismo intendeva fare della fede cattolica e della Chiesa. Gli amici, per prenderlo in giro, lo chiamano Frassati Impresa Trasporti perché sempre va nelle soffitte degli indigenti, nelle case delle periferie di Torino, in cui porta di tutto, cibo, vestiti, legna, carbone, mobili. Per queste persone, Frassati spende tutti i soldi che la famiglia gli passa. Voleva diventare ingegnere minerario proprio perché nei suoi desideri c'era quello di lavorare per i più sofferenti, per i minatori, a cui è negata perfino la vista della luce del sole. Ma a pochi mesi dalla laurea contrasse una forma acuta di poliomielite che lo portò rapidamente alla morte giovanissimo. Nel 2001 il Politecnico gli conferisce la laurea alla memoria. La laudatio è tenuta dal figlio di un suo compagno di studi e amico. Tutti, sia le teologali che cardinali, c'è una... Io parlo di un fluire della vita di Gesù in lui. Ci sono alcune testimonianze che dicono che bastava guardarlo e si capiva, lo sguardo specialmente, e si capiva che lui era nel Signore e che il Signore era in lui. Certamente la fede, certamente, con questa tensione. La parola forse non è esatta, apologetica, ma di voler capire e di voler mettere a disposizione la fede come ragione della vita per tutti. E poi c'era un amore, questo delle adorazioni notturne, della familiarità con cui uno dice quando si alzava a volte della preghiera faceva un segno di ciao al tabernacolo. E anche qui con una gradualità, perché grazie a Dio non ci sono miracolismi, è la vita di un ragazzo normale, vivacissimo, scatenato, è stato espulso dall'Azione Cattolica per una presa in giro che lui e Beltramo fecero durante una riunione noiosissima. Era un tipo pieno di vita, veramente straordinario. Tutto questo finiva quando si inginocchiava a pregare e gli entrava in un altro mondo. Poi c'è la dimensione eroica della carità. Ed è sia quella verso Dio, sia quella verso il prossimo, che si esprimeva proprio nel servizio della carità. Cioè questo andava a vuotare i vasi dei malati prima di andare a scuola, confezionava pacchi, portava, andava a chiedere, abbastanza certamente inusuale. E poi l'altra grande virtù è la speranza, è singolare, quantomeno in un ventenne come lui, i continui riferimenti alla vita eterna, alla morte, al paradiso, saremo nella nostra vera patria a cantare le lodi di Dio. E questa speranza che in un certo senso gli fa vedere quando parla per esempio del fascismo e dice mi sento stomacato, se la mia fede non fosse divina mi abbandonerei a qualche gesto insano. Cioè dire che tutte queste virtù sono legate tra loro e sono legate da questo fattore di, potremmo dire, di incarnazione, cioè di concretezza, molto torinese, molto concreta, molto borghese. Cioè la concretezza del fatto, non soltanto...
che trasforma tutto in quello che per me è ciò che lo rende capofila di tutto un modo di intendere la fede, che non separa l'ordine delle realtà create dall'ordine delle realtà redente. E questo gli ha dato modo che, proprio facendo le cose normali, quotidiane, lui ha incontrato Dio. In questi anni si iscrive praticamente a tutte le associazioni cattoliche esistenti, a partire dalla Conferenza di San Vincenzo, l'Azione Cattolica, la FUCI, ovunque ci fosse bisogno, ovunque potesse essere mandato a fare servizio a chi non ha niente. È stato indicato come modello per le nuove generazioni da Papa Giovanni Paolo II, che lo ha beatificato. Nel nostro secolo, Pier Giorgio Frassati, che a nome della Chiesa oggi ho la gioia di proclamare beato, ha incarnato la fede e la carità, vere forze motrici della sua esistenza. Lo resero attivo ed operoso nell'ambiente in cui visse. Al suo funerale una folla immensa e inaspettata, tra cui molti poveri, testimoniò con la propria presenza quanto questo giovane era stato importante per la loro vita. C'è una ricchezza che rende difficilissimo selezionare. Io stesso mi sono accorto che chi ne ha scritto, chi lo ha rappresentato, ha sempre scelto un aspetto che gli era congeniale di Frassati, quindi della totalità della sua persona, per stare alla domanda, ha scelto il messaggio che più gli corrispondeva. Io penso però che ci sia, in questa disarmante fiducia che ha avuto di Gesù e della verità di Gesù, la chiave per rendere la vita bella. Bella, intensa, scatenata e piena di libertà, perché secondo me questa libertà è uno dei fattori caratterizzanti. Un messaggio particolarmente forte che emerge oggi, a mio parere, dalla figura di Pier Giorgio, quando la si guarda, la si osserva, la si approfondisce, è che è possibile anche oggi essere cristiani autentici, interi, raccogliendo intorno al nucleo pulsante della fede nel Signore le tante realtà che la nostra vita ci porta a vivere. Ognuno di noi è diviso, potremmo dire, tra tante sue realtà quotidiane, no? Che sono segnate dall'esperienza familiare, dall'esperienza di studio, di lavoro, dall'esperienza di socialità, dello sport, della convivenza civile. Ognuno di noi cerca di capire cosa sta succedendo nel mondo, si tiene aggiornato. Ecco, guardando Pier Giorgio tu vedi una persona che vive in pienezza la sua realtà quotidiana e la storia del suo tempo, e riesce a tenere insieme tutte le dimensioni della sua esistenza, facendone una cosa grande, bella, che fa fiorire pienamente la sua umanità. Sorrisi e internet, montagne ed eucaristia, Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis, due giovani che ci parlano di santità.